Ciao a tutti, sono sempre io, l'avispa Teresa. Oggi preparo uno sfornato di patate che è una meraviglia. Andiamo a vedere gli ingredienti e come io so fare. Allora, qui ci sono 1 chilo di patate già lessate e già passate col passaverdura, un po' di prezzemolo. Qui ho messo un po' di burro che unge un po' la teglia e del pangrattato. Qui abbiamo una decina di fette di provola affumicata, qui abbiamo 2 mozzarelle sbriciolate, qui abbiamo 250 g di prosciutto cotto, del sale, della noce moscata, 3 cucchiai di parmigiano e 1 cucchiaio di pecorino. Un uovo e incominciamo. Allora qui ho buttato l'uovo, adesso mescoliamo bene, mettiamo del sale. Due tre pizzichini, ok. Poi mettiamo nell'impasto un po' di noce moscata che ci sta con le patate. Buttiamo il nostro formaggio e impastiamo. Allora, mettiamo metà dell'impasto delle patate già lessate su questa. Mettiamo qua e creiamo uno strato. Eccoci qua. Allora, adesso noi mettiamo il nostro prosciutto cotto, vi ricordo 250 grammi, lo mettiamo dappertutto, abbondante, perché vi assicuro che è una grandissima bontà. Eccoci qua, stiamo rivestendo con le nostre fette di provola. Ci mettiamo le nostre 2 mozzarelle sbriciolate. Eccoci qua, abbiamo messo il restante dell'impasto delle patate sopra. Adesso mettiamo un po' una bella grattugiata di grana padano. Eccoci qua, abbiamo messo il nostro grana padano, adesso mettiamo qualche fiocchetto di burro qua e là. Un'ultima spolverizzata di pangrattato qua e là. E adesso lo mettiamo in forno per circa 15 minuti a 180 gradi. Naturalmente voi date un'occhiata quando lo vedete bello dorato, perché può darsi anche che ci vogliono anche 20 minuti. Dipende dal vostro forno. Quando vedete che fa la sua bella crosticina, che è bello dorato, è pronto. Eccoci qua, il nostro sfornato di patate è pronto. Guardate come fila la mozzarella, eh? Lo metto qui. Wow! E che profumo, ragazzi! Comunque, io penso che non solo il tempo che ho detto, ma anche qualche minutino in più. Soprattutto se volete questo effetto qua, perché comunque dovete sempre stare dietro e mangiare, non è che è una cosa automatica, uno butta là, fa la briga, no, bisogna stargli dietro, c'è niente da fare. Se uno ama la cucina, deve far così. Eccola qua, guardate, guarda che bella la mozzarella che fila. Eccoci qua. Eccola qua. Guardate. Oh, mozzarella che fila, ragazzi, è buonissimo. Brutta, ma è buonissimo. Allora, vi ricordo che mi trovate sempre su YouTube. Cliccate Vispa Teresa, cliccate la campanella, brucia, e vi terrò sempre aggiornati. Questo è lo sfornato di patate con mozzarella, provola affumicata, prosciutto cotto in abbondanza, parmigiano e anche pecorino, una puntina. Ragazzi, al bacio. Io adesso vi saluto perché me lo mangio e ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao!